Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come si legge un modello come questo. Non un modello scritto, ma un modello da questi. Li potete trovare da molte parti, da Pinterest, ci sono molti. E vi mostro come leggerli, vi dico cosa significano questi qui. E poi, non credo che lo farò in questo video, forse in un altro video. Troverò un progetto semplice. E lo lavoriamo insieme. Un progetto come questo con un modello così e lo lavoriamo insieme. Allora, cominciamo con la catenella. Allora, quando vedete questa qui, come questa qui, dipinta. Sapete che quella è una catenella. Allora potete avere una, due, tre, dipende quanto avete. Dovete fare catenelle. Quanto avete dipinte, dovete fare catenelle. E la catenella fate girare la lana sull'uncinetto e poi far uscire un punto dall'altro punto. Fate girare la lana sull'uncinetto e fate uscire un punto. Fate girare. Sempre così, girare la lana e far uscire un punto, girare la lana così, quando vedete così, è la catenella, fate girare la lana e fate uscire un punto, fate girare la lana e fate uscire un punto, girate la lana e fate uscire un punto, girate la lana e fate uscire un punto. E così queste sono le catenelle. Allora, quando vedete come questa qui, fate una catenella. Allora, questa qui è una maglia bassa. Una maglia bassa. Quando vedete una come questa qui, dovete fare una maglia bassa. E la maglia bassa è fate, andate nel punto. Nel punto, fate uscire un punto così, fate girare la lana e poi fatelo uscire tutti e due insieme. Di nuovo mettere l'uncinetto nel punto, fate uscire un punto, fate girare la lana, poi fatelo uscire tutti e due insieme. Di nuovo mettete l'uncinetto nel punto, fate uscire un punto, fate girare la lana e fatelo uscire insieme. Di nuovo mettete l'uncinetto nel punto, fate uscire un punto, girate la lana e poi fatelo uscire insieme. È molto facile da fare. Mettere un punto così, fate uscire un punto, fate girare la lana e fatelo uscire insieme. Di nuovo mettere l'uncinetto nel punto, fate uscire un punto, girate la lana e fate uscire insieme. Questa è maglia bassa. Quando vedete questa qui, dovete fare delle maglie basse. Allora, questo simbolo qui, questo qui, è la maglia bassissima. Allora, quando vedete questo simbolo, dovete fare una maglia bassissima. Maglia bassissima molto simile a maglia bassa. Mettete l'uncinetto sul punto, fate uscire un punto e poi qui non girate la lana, fate uscire un punto. Quando avete fatto uscire un punto, fatelo uscire da qui. Facciamo di nuovo, mettete l'uncinetto nel punto, fate uscire un punto e poi quello stesso punto fatelo uscire dall'altro punto. Di nuovo. Fate uscire un punto, poi quello punto fatelo uscire dall'altro punto. Di nuovo mettere l'uncinetto lì, fate uscire un punto, poi quello stesso punto fatelo uscire da qui. Di nuovo un punto, poi fatelo uscire da qui. Di nuovo, questo è molto facile da fare. Uscire un punto, poi quello stesso punto fatelo uscire dall'altro punto. Questa è un maglia bassissima. Quando vedete questo qui, un maglia bassissima. Mi fermo per un attimo per ricordarvi del mio ebook.
Questo ebook è ideale per i principianti, per quelli che vogliono imparare la maglia e l'uncinetto. È pieno di immagini, ho messo molte immagini e ho incluso nel libro anche dei modelli facilissimi da fare, proprio per i principianti. Nella descrizione troverete la link da dove potete acquistarlo e io ve lo manderò via email. Come vi ho detto, è ideale per i principianti. Spero che lo troverete. Adesso stiamo per fare la mezza maglia alta. Allora, quando vedete questo simbolo qui, questo qui, dovete fare una mezza maglia alta. Non è difficile da fare. Allora, quando fate la mezza maglia alta, dovete sempre cominciare con 2 catenelle e quelle 2 catenelle servono come una mezza maglia alta. Allora, fate 2 catenelle, una e due. Questi servono come una mezza maglia alta, come c'è qui nel simbolo. Adesso fate girare la lana sull'uncinetto. Fate uscire, mettete l'uncinetto nel punto, fate uscire un punto, poi avete 3 punti, girate la lana e fate uscire tutti e 3 punti insieme. Di nuovo fate girare la lana, mettete l'uncinetto nel punto, fate uscire un punto, girate la lana. E poi fatelo uscire 3 insieme. Di nuovo girate la lana, mettete nel punto, fate girare la lana e poi fate tutti e 3 insieme, uscire insieme. Di nuovo girate la lana, mettete l'uncinetto nel punto, fate uscire un punto, girate la lana e poi fate uscire tutti e 3 insieme. Girate la lana, mettete nel punto. Fate uscire un punto, girate la lana, fatelo uscire tutti e 3 insieme. E questa è la mezza maglia alta. Allora, quando vedete questo simbolo, dovete sapere che dovete fare la mezza maglia alta. Adesso facciamo la maglia alta. Allora, quando vedete la maglia alta, questo simbolo qui, quando vedete questo simbolo, dovete fare la maglia alta. Cominciamo con 3 catenelle. Adesso queste 3 catenelle molte volte servono come una maglia alta. Come vedete nel simbolo, servono come una maglia alta le 3 catenelle. Queste qui. Allora, cominciamo a fare la maglia alta. Fate girare la lana sull'uncinetto. Andate, questo è il simbolo, come vi ho detto, della maglia alta. Quando vedete questo è una maglia alta. Allora, andate nel punto, fate uscire un punto, poi girate la lana, uscite 2 punti. Girate la lana e fate uscire altri 2 punti. Di nuovo, fate girare la lana. Mettete l'uncinetto nel punto, fate uscire un punto, girate la lana, fate uscire 2 punti, girate la lana, fate uscire altri 2 punti. Di nuovo girate la lana, andate nel punto, fate uscire un punto, girate la lana due volte, una volta, fate uscire 2 punti, girate 2 punti insieme. Di nuovo girate la lana, fate uscire un punto, girate la lana. Prima fate uscire 2 punti, girate la lana, poi altri 2 punti. Di nuovo girate la lana, andate nel punto, fate uscire un punto, girate la lana. Prima fate uscire 2 punti, girate la lana, poi fate uscire altri 2 punti. Di nuovo girate la lana, fate uscire un punto, girate la lana, prima 2 punti, girate la lana, altri 2 punti. E questa è la maglia alta. Allora, quando vedete questo simbolo qui, dovete sapere che dovete fare una maglia alta. Adesso questa è la maglia altissima. Allora, quando vedete questo simbolo qui, voi dovete fare una maglia altissima. Quando nel grafico vedrete quello qui, fate una maglia altissima. La maglia altissima la cominciamo con 4 catenelle questa volta.
due, tre e quattro. E quelle quattro catenelle servono come una maglia altissima. Cominciamo, fate girare due volte la lana sull'uncinetto. Questa volta due volte la dovete fare girare. Mettete l'uncinetto nel punto, fate uscire un punto, poi fate girare la lana, fate uscire due punti, girate la lana di nuovo, altri due punti e girate di nuovo la lana e fate uscire altri due punti. Di nuovo fate girare due volte la lana sull'uncinetto. Mettete l'uncinetto nel punto, fate uscire un punto, girate la lana, fate uscire due punti, girate di nuovo la lana, fate uscire altri due punti, girate di nuovo la lana, fate uscire gli ultimi due punti. Di nuovo, girate la lana due volte, mettete l'uncinetto nel punto, fate uscire un punto, girate la lana, fate uscire i primi due punti. Di nuovo fate uscire i due punti e di nuovo fate uscire gli ultimi due punti. Di nuovo girate la lana due volte, mettete l'uncinetto nel punto, girate la lana, fate uscire i primi due punti, girate la lana, fate uscire i due punti, girate la lana, fate uscire gli ultimi due. Di nuovo girate due volte la lana sull'uncinetto, mettete l'uncinetto nel punto, fate uscire un punto, girate la lana, uscire due punti, girate la lana, uscire altri due punti, girate la lana, fate uscire gli ultimi due punti. E questa è la maglia altissima. Allora, quando vedete il disegno, questo, il simbolo qui della maglia altissima, voi dovete fare una maglia altissima. Allora, quelli erano i simboli che usiamo di più nell'uncinetto in un grafico come questo. Spero che avete capito. Allora, quando vedete un grafico come questo, saprete cosa significano le catenelle, le maglie alte, le mezze maglie alte, saprete cosa significano. Potete trovare grafici come questo su Pinterest, ci sono molti. E così saprete leggerli, saprete cosa dovete fare. Adesso il prossimo video che farò, troverò o forse userò questo grafico qui, non lo so, o forse troverò qualche altra cosa più facile e così la lavoriamo insieme. Leggeremo il grafico e la lavoriamo insieme. Adesso, come vedete, queste qui in mezzo ci sono le catenelle, 10 catenelle. Allora, questo è il simbolo, questo qui. Questo qui è il simbolo delle catenelle. Allora dovete fare 10 catenelle, come vedete. Poi l'altra riga, il simbolo è una maglia alta. Allora dovete fare le maglie alte, le contate e fate maglie alte quando avete. La riga dopo ci sono maglie alte con le catenelle. E così saprete come leggerli. Come vi ho detto, al prossimo video farò un video leggere con un grafico, li leggeremo insieme, li lavoriamo insieme, così saprete più come fare. Spero che troverete questo video utile e che fate più uncinetto, così fate più uncinetto con un grafico. Ciao per adesso.